Buonasera fratelli e sorelle bianconere e non, e benvenuti in un mio nuovo video. Allora ragazzi, questa sera video dedicato alla curva sud della Juventus, ovvero ai Viking, ai Drughi, ai Nucleo, ai Tradizione, Antichi Valori, eccetera, 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 tutti i gruppi facente parte della curva sud. Allora, ragazzi, cari fratelli di tifo bianconero, perché faccio questo video? Perché vi dedico questo video? 2 giorni fa avete fatto uscire un comunicato, ok, dove avete discusso quantomeno delle tematiche, ovviamente, che ci stanno a cuore della nostra cara amata Juventus. Avete parlato di Bonucci, avete detto che Bonucci non è mai stato un leader né all'Inter né al Treviso né al Pisa né al Bari né alla Juventus e manca al Milan. Su questo, ragazzi, io non ho niente da discutere, non ho niente da rimproverarvi, non ho niente da aggiungere. C'è chi lo considera un leader, chi non lo considera un leader, per voi non lo è, per altri magari sì, però a me questo, sinceramente, non mi interessa. Non mi interessa. Ho letto altre cose. Dirigenza incompetente, presidente incompetente, va bene, eccetera, eccetera. Avete fatto un altro comunicato ieri o oggi, se non vado errato, che ho letto sempre, dove avete specificato cose, avete detto che i calciatori la maglia se la devono sudare perché in campo passeggiano. Noi facciamo chilometri e chilometri da anni, da oltre 30 anni, e c'è gente che da oltre 30 anni fa queste cose qui. Io qui, io alzo le mani. Io qui, io alzo le mani. Alzo le mani. Non ho niente da aggiungere, non ho niente da dire, non ho niente da obiettare. Anzi, soltanto chapeau, mi tolgo il cappello veramente davanti a gente che da 30 anni va avanti. Trasferte, chilometri, freddo, neve, caldo, soldi spesi e mamma morta, come ci dice da me, soldi spesi e mamma morta, però vabbè. Io mi inchino, mi tolgo il cappello, chapeau, niente da dire. Però voi state omettendo una cosa, perché io li leggo i vostri comunicati, quei pochi che escono, io li leggo i vostri comunicati. E nei vostri comunicati non c'è mai, e dico mai, mezza critica per l'allenatore. Mai mezza critica per Allegri. O se c'è, c'è scritto molto velatamente. E no, perché cari amici della Curva Sud, così come contestate i calciatori che pigliano milioni e milioni di euro, a differenza nostra e vostra, che voi dite siamo gente che piglia stipendi normali, e ripeto, io qui non ho niente da dire, soltanto rispetto per quello che fate, però una vita fa chi figlia e chi figliastra, una vita fa due pesi e due misure. Scusatemi se parlate in dia se parlo in dialetto, ragazzi, io sono pugliese, sono di San Severo, sicuramente qualcuno di voi avrà capito dove si trova la mia città. Una vita fa chi figlia e chi figliastra. Non dovete fare due pesi e due misure. Qua c'è da attaccare pure l'allenatore. Io avrei voluto leggere anche un qualcosa di pesante su Allegri, perché va bene i calciatori. Ripeto, io sono perfettamente d'accordo, perché i calciatori al momento non se la stanno meritando questa, quella che portano addosso. Non se la stanno meritando. Ma come non se la stanno meritando loro, tantomeno non se la sta maritando quello somaro, quella capra e quello facente funzione che andiamo in panchina. Perché, cari fratelli di tifo, Allegri, ancora voi pensate che lo fa per hobby e per passione? Perché lui lo fa di professione. E isse ci pigli 9 milioni di euro all'anno. Al momento, lui, dei tesserati Juventus, è quello che piglia di più, Occhio! Occhio! Perché dei tesserati Juventus, al momento Allegri è quello che percepisce di più, perché Allegri ci piglia 7 milioni di euro di base fissa, più due bonus e sono 9.
A noi non ci arrivi nessuno a Juventus, perché chi piglia di più da noi è Vlahovic. E mi sembra che oltre i 7,5 Vlahovic non vada, se la memoria non mi inganna. Poi se c'è qualche puntiglioso che scrive sotto i commenti quando piglia Vlahovic, ma lo può anche tranquillamente scrivere. Ma io sono sicuro che non vada oltre i 7,5 Vlahovic, bonus compresi. Quindi, cari fratelli di tifo, se così vi posso permettermi di chiamarvi, quando facete comunicate e scrivete cose su YouTube, singolarmente o complessivi, avete a scrivere pure cose contro l'allenatore. Io avrei gradito nel vostro comunicato, e anche l'allenatore Allegri la deve smettere di fare il clown nelle interviste, nelle conferenze stampa, la deve smettere di fare il cabarettista, il battutista, eccetera, eccetera, eccetera. Gradiremmo silenzio e lavoro sul campo anche da parte sua. Questo sono i comuni che te caccio fan. Questo sono i comuni che te caccio fan. Papel, papel. Papale, papale. Non dovete risparmiare nessuno. Perché voi nei vostri comunicati a tutto quanto facite a merda, tranne che all'allenatore. Ma come cazzo funziona sta cosa qua? Come funziona? Siete la curva, siete una frangia del tifo, rappresentate una grossa fetta del tifo bianconero. Una grossa fetta del tifo bianconero c'è cagato un cazzo da lei. La vita scrivi in de comunicate. È inutile che scrivete, i giocatori camminano in campo. Ripeto, io su questo non ho niente da dire, perché è vero che non se la stanno meritando la maglietta, ma manca l'allenatore ci sta regalando la panchina. E l'allenatore ci ha fatto 9 milioni d'euro all'anno. Non è che Allegri sta sulla panchina e sta gratis. Sta lì tanto perché dice gli piace allenare, è un mio hobby, è una mia passione, alleno la Juventus. Tu ti pigli 9 milioni d'euro, quindi cara Curva Sud, cari drughi, tradizione, nucleo, antichi valori e tutto quel che ne concerne, io faccio tutta una fascia, faccio tutto nervo, faccio tutta una fascia, ok? Io nei prossimi comunicati, tra parentesi, qualora ci saranno, gradirei anche un attacco diretto all'allenatore, non solo ai giocatori. Non solo ai giocatori, perché è facile prendersela con i calciatori. Perché è facile prendersela con i calciatori quando le cose non vanno da parte vostra. Però io gradirei anche un 2, 3, anche 4 righe. Sopra quel pezzo di merda che sta sulla nostra panchina, che non ha neanche dignità di dimettersi, e si fotte 9 milioni di euro. Quindi avrei gradito anche un bel paragrafo dedicato a quel somaro di Allegri. Caro mister, anche tu smettila di fare il clown, smettila di fare il pagliaccio e il battutista nelle conferenze stampa, perché ci hai letteralmente stufato, ci hai letteralmente puntini, 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 rotto i coglioni. Noi vogliamo un allenatore serio che faccia parlare il campo e non tutto quello, vabbè, tutto quello che ci circonda, no? Tutto quello che ne concerne. Avete scritto anche un'altra cosa con la quale non sono d'accordo. Perché noi siamo la Juventus, insieme a Pergolettese. Voi avete scritto anche: le sconfitte con le squadre grandi sono accettate, ma quelle con il Monza, con la Salernitana e col Benfica no. E no, miei cari. Io non accetto manco sconfitte con le grandi squadre. Io accetto le sconfitte con le grandi squadre se mi chiamasse Fiorentina, se mi chiamasse Atalanta, se mi chiamasse Bologna, se mi chiamasse Sassuolo. Ma io non mi chiamo Sassuolo, Atalanta, Bologna e Fiorentina, squadre che nominate. Io mi chiamo Juventus. E quindi io non accetto le sconfitte neanche con le grandi squadre. O le posso accettare in determinate situazioni. Tipo, per esempio, se io giocassi alla morte con queste squadre qui e perdessi per sfiga o perdessi per episodio. Porca puttana, dice, vabbè, però la partita l'abbiamo giocata. Non ho rimpianti. Ci ho messo il 110%, ci ho messo il cuore, la maglietta è comunque sudata, è comunque intrisa di sudore, è comunque intrisa di acqua. Accetto la sconfitta. Sei stato più bravo di me, pur se hai vinto a culo, però sei stato più bravo di me. Ti stringo la mano
e accetto la sconfitta. Ma come perdiamo noi, che l'anno scorso noi non abbiamo vinto manco uno scontro diretto, neanche uno, a parte forse la partita giocata con l'Inter, le abbiamo perse tutte di merda le partite. Quindi io non accetto neanche le sconfitte con le big match, neanche le sconfitte con i club top, ok? Non accetto le sconfitte neanche contro le big. Perché io tengo questa mentalità qua. Io tengo questa mentalità qua, ok? Io ho questa mentalità qua. Io non accetto le sconfitte neanche con i top club, salvo quelle cose che vi ho detto prima. Ok? Quindi, nella prossima volta, nei comunicati, scrivetevi un po' meglio e attaccate anche chi dovete attaccare. Non facciamo chi figli e chi figliastri. Non facciamo chi figli e chi figliastri, perché Allegri sta sulla stessa barca dei calciatori, se non peggio. Perché se ricordatevi che se i calciatori la maglia non la sudano e in campo camminano, è perché tende un allenatore di merda che li fa fanucazzi in allenamento. Perché con Conte, benché se ne dica, mi sembra che dal campo uscivano sempre con la maglia sudata. O mi sbaglio? Detto questo, io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti. Solo per la maglia è sempre Forza Juve. Spero sia chiaro quello che io ho appena detto. Una buona serata a tutti, ragazzi.